E non posso che ribadire parte un po' del DNA che come amministrazione abbiamo voluto dare, quella di aprire appunto questi palazzi, che la pubblica amministrazione, anche i luoghi dove si fa amministrazione devono essere appunto vissuti. La soddisfazione doppia in relazione al tipo di iniziativa, il connubio tra l'artigianato della provincia di Lodi con quella di Brescia. Un artigianato che costituisce, per quanto riguarda la realtà provinciale di Lodi, la spina dorsale a livello economico. Se microimpresa che in realtà, e questo è un mio parere, non penso di essere smentito, è riuscita ad affrontare guarda al passato, ma appunto su quelle che sono le sue caratteristiche, le sue basi, la sua cultura, la sua tradizione, i suoi fondamenti. Che hanno cercato la scommessa di confrontarsi per crescere professionalmente e culturalmente. Mi riferisco al gruppo di artigiani di Confartigianato di Brescia Lodi e ai colleghi professionisti interior design AIMI coordinati dal responsabile del progetto Gian Piero Brunetto. Un grazie va anche alle istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento: Regione Lombardia, Unione Camera Lombarda, Provincia di Lodi e Comune di Lodi. Voi vi chiederete qua, è semplice, in ogni buon progettista esiste una parte di cuore artigiano. C'è la mano lì con umiltà e disponibilità a trasmettere le proprie conoscenze agli altri. Credo che questo evento sia il risultato migliore di questa sinergia. C'è un pregiudizio che generalmente li riguarda, secondo cui gli artigiani non sanno confrontarsi in modo osmotico con altre professionalità. No, ecco, questa direi è un'esperienza attraverso cui vogliamo dimostrare che questo invece non è vero e che è possibile anche. Devo dire che non ci sarebbe bisogno di evidenze di questo tipo, bisognerebbe saper raccontare del compito dell'organizzazione di categoria ciò che avviene nella quotidianità tutti i giorni. Gli artigiani in realtà operano con un respiro che è lo stesso respiro degli altri settori economici, di altre imprese, di altre professionalità, quindi gli artigiani in realtà no, normalmente pensiamo agli operatori arrivano solo da una preparazione accademica. Quindi questa scommessa è stata vinta, poi è stata vinta anche l'altra scommessa, diciamo. Ma è per una volta fare una conferenza, fare della formazione ha generato qualche cosa, Claudio, che francamente non è scontato.